due volte in vantaggio e poi vi siete fatti riprendere due volte. In partita non faccio. Sì, beh, sicuramente dovevamo gestire meglio il vantaggio, invece tutte e due le volte ci siamo fatti recuperare e alla fine per assurdo rischiamo anche di perdere la partita, quindi insomma dobbiamo riuscire a migliorare, crescere fisicamente e chiaramente gestire meglio alcune situazioni. Tra l'altro avevate iniziato anche bene, sembravate abbastanza in palla, avete fatto un primo gol bellissimo, di velocità così, poi dopo cosa è successo? Gli hanno messo più in difficoltà loro oppure? Ma è successo che sicuramente loro sono venuti fuori, credo che sia una buona squadra, però noi abbiamo perso distanza, abbiamo perso un pochino di equilibrio e non te lo puoi permettere, nel senso che devi riuscire a, ecco, a quando vai in vantaggio alcune situazioni gestirle meglio, non essere abbastanza vulnerabili come siamo stati. Non si sa, una domanda aspettata, magari uno che arriva da valore superiore, quante difficoltà trova in questo periodo? Ma difficoltà nessuno, è chiaro che le motivazioni da tre anni a questa parte, questo è il quarto anno, le sto sempre avendo, non a caso ho sempre fatto dei buoni campionati. È chiaro che sì, è un altro tipo di calcio, quindi insomma un pochino ogni tanto devi mandare giù qualche magone perché si è abituato sempre, ma non è tanto il livello, è proprio alcune situazioni, quindi però ormai sono vaccinato, il quarto anno che faccio di fila e finché ho stimoli vado avanti. Nella convenienza. Credo che sia una buona squadra, che gioca in velocità, ha buona qualità, soprattutto davanti. Gli ultimi 10 minuti avevano ancora grossa intensità per metterci in difficoltà. Insomma, credo sia, non la conoscevo, credo che sia una buona squadra. Dal punto di vista del livello tecnico, vabbè che siamo solo alla terza partita, però rispetto agli anni precedenti, ti sembra in questa stagione sia sulla falsariga delle precedenti, a livello così, o si può essere abbassato il livello generale? Faccio fatica a dirlo perché ho visto praticamente due o tre squadre, nel senso, cioè quella di domenica onestamente è un po' inqualificabile quando vince una partita 6-2, secondo me gli altri non sono nella giornata per poterli giudicare. Per il resto abbiamo perso Formigine, pareggiato qua, però dare un giudizio sul girone, anche se secondo me, vedendo un po' qualcosa, sicuramente è calato il tutto cuore dell'anno scorso, la pista dell'anno scorso, non credo che ci sia. Come dicono, voi siete una delle più attrezzate per ambire qualcosina di più, diciamo. Io credo che, sì, lo dicono anche in virtù dei campionati precedenti che abbiamo fatto, però poi ogni anno devi dimostrare sul campo e noi dobbiamo crescere ancora tanto. Vabbè, salve.